Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft e mi è quasi tornata la voce completamente, piccolo lag, va bene. Abbiamo avuto un calo di FPS incredibile. Oggi andremo a fare un bel ponticciattolo, tra l'altro sono velocissimo e non capisco perché. E lo faremo proprio qui, esattamente qui. Lì ho già scavato tipo buco, infatti ci sono tipo tre blocchi di terra lì. E faremo un ponte che forse non serve, ma forse sì, ma semplicemente voglio collegare la zona di qua con la zona di qua che stiamo facendo piano piano e sta cosa è sempre più brutta, però la spada devo dire che è figa, molto bella. Tanto devo ancora finire perché non ho giocato in questi giorni. E sì, devo dire che è bella maestosa, forse potremmo anche tirare giù tutta la cupola e fargli solo un altare e basta, forse era meglio, però vabbè, non lo so, tanto nessuno mi ha scritto nei commenti maledetti cosa fare, se fare il doppio anello, piani sopra, sotto, ben, ecco. Poi potremmo fare anche qualcosa tipo con le scale che scendono magari di qua e qualcosa di strano, non so, fare un altro livello interno con le scale che salgono. Non lo so, scrivetemi voi, io vi ascolto e faccio. Però per ora facciamo questo ponte così non devo più svolazzare da qua di là o nuotare che mi scoccio, ma abbiamo un bel ponte come quello lì, più o meno, solo che voglio farlo un attimino diverso e lo faremo di 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Questo è il centro. Ho già recuperato un bel po' di oak wood che l'ho farmato di là, là, sì, di là in quella zona lì dove c'è l'acacia. E beh, ora non rimane che buildare almeno i pali e poi beh, vi faccio vedere ciò che ho trovato su TikTok e beh, lo ricopiamo più o meno. Magari gli aggiungiamo qualcosa. Vediamo. Allora ragazzi, ho messo giù i paletti, quindi questa più o meno è la lunghezza del ponte. L'ho fatto di 5 e ora dobbiamo andare a fare la strada su cui poi cammineremo effettivamente. E mi servono semplicemente le scalette e delle trapdoor che non ricordo. Che trapdoor mi servono? Cioè, più che altro non so che tipo di legno sia. Credo lo spruce oppure il dark oak. Ma credo sia lo spruce. Sì, confermo. È effettivamente lo spruce quello usato. Quindi, beh, vado a prenderlo. Ah, la mia riserva di spruce sta finendo. Ne è rimasto. Ciao! E questi? Come si prendono? Fatemi un attimo cercare su Google. Ok, ho guardato. E si piglia con dei semi molto semplicemente, quindi mamma mia che scam. Questa erbetta è uno scam completo. Scusa, posso avere un seme? Beh, fantastico. Andiamo a prenderli alla farm qui sotto, va. Sperando che 45 semetti bastino, andiamo a vedere se c'è ancora il nostro amico pappagallo. Tanto queste uova le sto odiando. Io devo liberare quei polli da lì dentro perché mi stanno veramente dando fastidio con tutte queste uova. Ogni volta le prendo, poi mi tocca spaccarle. Quindi ci saranno altri pulcini perché tanto le spacco lì dentro perché sono intelligente. E va bene così. Ah, buonasera. Tra l'altro è verde, molto carino. Ciao. Ah, guardate che bellino. Vieni con me. Ma io tipo posso prendermelo in spalla, no? Come funziona? Ma quanto siamo belli! Stupendo! Ma tipo vola anche con me? No, non vola con me, decisamente. Quello pappagallo, dove mi sei finito? Vieni qui. Ah, va che bello. Ho un nuovo compagno. No, dove scappi? Allora, non voglio colpire il mio pappagallo, quindi per favore si dà una mossa. Niente, non ce la facciamo, signor pappagallo. Lei è proprio lento. Aia. Però non voglio neanche morire dagli zombie, sinceramente. Però voglio recuperare il mio pappagallino. Ok, l'ho preso, ragazzi. Andiamo. E via. Sì, è mio. Let's go. Verso casa. Sì, ma, per favore, non scenda. Per favore, non scenda. Venghi. Vabbè. Là. No. Forse non abbiamo capito. Scusate, doveva entrare il pappagallo, mica voi. Per favore, fuori di casa. No, niente stranieri. Arrivederci, grazie. Pappagallo? Uè, uno zombie villager, ciao. Oh, ma il pappagallo. Ma che ca... Ah! L'apocalisse! Beh, facciamo che dormiamo così ci liberiamo di questi zombie. Ah, ma guardate un po' chi c'è. Ciao,
È proprio lui, il nostro uccellino. Fermati, siediti. Perfetto, rimani lì. Amici, avete un nuovo amico. Prima o poi troverò un posto anche per voi, ma per ora fategli compagnia e mi raccomando, non mangiatelo, non è buono da mangiare. Ah sì, bruciate maledetti, bruciate. Ehi, ma tu... no, scusa, guarda che c'è il sole. Ah, guardate che bello. Un bel falò. Ah, godiamocelo per bene. Perfetto. E ora possiamo tornare al nostro ponte. Allora ragazzi, ho fatto il primo livello del ponte. Primo livello. E questo è quanto per ora. E poi dobbiamo fargli la parte sopra, ma... Ora vado avanti, mi sa di fare questo blocco che sale, poi quello dopo che sale ancora, poi due dritti orizzontali e poi due che scendono e arrivano sulla sfonda opposta. E ora li buildo tutti e poi facciamo la parte sopra. Ah ragazzi, ho finito la parte sopra e indovinate un po' chi c'è! Ma guardate qua, ciao! Sono tornati a rompere le balle. Vabbè, lasciamoli lì e andiamo di nuovo al ponte. Mi sono spentato contro un albero. Ma ecco qua il nostro ponte. E anche per terra, a quanto pare. Ho messo le foglie sopra con ai lati le slab. Tipo, sta roba non è che mi faccia troppo impazzire. Però lo lasceremo così. Ci vorrebbe quella roba che si trova nelle caverne che viene giù, tipo arrampicante, che non so, non ho ancora trovato e non so neanche come si chiamino. Scrivetemelo nei commenti e anche se c'è un modo per trovarle, altrimenti prima o poi faremo un episodio di esplorazione. Qui adesso penso di mettere delle lanterne con tipo le catene, secondo me potrebbe essere un'ottima idea. E magari anche una qua e una di là. Ora le metto e poi vi faccio vedere tutto con le shader. Ah, eccoci qua ragazzi. È passato un po' di tempo, nel senso che non ho preso il file del video mentre sono andato in appartamento dell'università, quindi come avete visto il video non è uscito mercoledì. Tuttavia ora ho di nuovo sono di nuovo a casa, quindi lo sto finendo e sto provando anche un paio di shader nuove, tipo questa qui che non è male. Meno, non sembra bruttissima. Poi ditemi cosa ne pensate nei commenti. Droppa un po' di FPS, ma quello è normale. Comunque è meglio di quella di prima, che me ne faceva tipo 80 o 60. Questa meno ne ho 100, posso giocare tranquillamente. Allora, ho messo questi cosi qua in copper con sopra le torce per segnare la strada. E poi c'è questa roba qui che segna un po' l'inizio del ponte. Alla fine ho cambiato le foglie, come vedete, e messo delle slab che almeno contengono le foglie, penso sia ok, e poi abbiamo messo le lanterne in questo modo. Devo dire che non mi dispiace come è venuto, è molto carino, molto mi piace, e forse questa shader è un po' grigio, però le proveremo man mano che faremo i vari episodi e poi vi darò la migliore, quella che preferisco tra quelle che mi hanno passato. Anzi, magari ci faccio anche un video su qual è la migliore shader per me. Vediamo. E ragazzi, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!